Da sabato 20 giugno è disponibile una nuova tranche di mascherine gratuite distribuite dal Comune e ritirabili nelle sedi di Proloco e Associazione delle Frazioni. 36 i punti di ritiro in cui sarà possibile presentarsi e richiedere di ricevere gratis i dispositivi di protezione. Abbiamo visto che i punti più sofferenti dove distribuire le mascherine erano appunto nelle zone pedecollinari e nei quartieri periferici, perché non molte edicole avevano aderito alla distribuzione. E allora attraverso le Proloco provvediamo in qualche modo a fare una distribuzione capillare, in particolare per quelle persone anziane, per i disabili, per le persone che non possono muoversi o venire in città o dove non c'è un centro di distribuzione legato ad un'edicola. Le mascherine inviate al Comune della Protezione Civile saranno disponibili fino a esaurimento scorte e la priorità sarà data ad anziani diversamente abili e a tutte le categorie più a rischio. Siamo andati a verificare com'è stata la prima giornata di distribuzione. Non ci divertiamo a farvi fare viaggio a posto. Grazie. Grazie a te. Cominciamo come da indicazioni oggi la distribuzione delle mascherine. In assenza di indicazioni precise, ognuno di noi si è dato un protocollo cercando di rispettare le minime indicazioni. Quindi non doveva essere un porta a porta, però ci viene chiesto di privilegiare indigenti, portatori di handicap e anziani. Evidentemente i portatori di handicap in particolare, ma anche molti anziani, se non andiamo a domicilio rimangono esclusi. Cominciamo a distribuire le mascherine da questa mattina. La gente viene, ma tutto si svolge con tranquillità. A ora, in due ore, abbiamo già distribuito oltre 350 mascherine. In merito all'organizzazione per la distribuzione, potete anche dare mascherine a chi non è della vostra zona? Noi, chi si presenta qui, prendiamo la fotocopia della carta d'identità e distribuiamo le mascherine. È una cosa che dovrebbe aiutare la gente, non complicargli la vita. C'è stata una buona affluenza stamattina qui alla Misericordia? Sì, c'è stata una buona affluenza di persone anche non della zona. Il Comune ci ha dato la possibilità di distribuirle non solo alle persone della zona, ma anche da persone che vengono da fuori. Anche per lei è più comoda qui la distribuzione che rispetto alle edicole? Sono qui a 300 metri.